Un giorno molto importante oggi, di sicuro il primo obiettivo raggiunto è stato quello della realizzazione del corso per pazienti esperti, il primo corso per pazienti esperti in italiano in Italia, e con il quale sono stati formati circa 40 pazienti esperti che quindi da oggi potranno entrare e cominciare a collaborare nel percorso della ricerca e dello sviluppo del farmaco e dell'approvazione dei farmaci. L'altro obiettivo importante è la firma del Memorandum of Understanding tra l'Accademia dei Pazienti e AIFA, che diciamo, tutela il percorso di Accademia dei Pazienti fino ad oggi, cioè il fatto che il corso abbia un valore importante per lo sviluppo e la formazione dei farmaci, per la formazione su questa tematica estremamente importante, tutela la collaborazione di AIFA nel mantenimento degli aggiornamenti su questi argomenti nel corso dei prossimi anni, e questo fa sì che possa essere finalmente sviluppato un futuro importante per l'Accademia dei Pazienti.